Mamma mia, c'è un sacco di polvere qua attorno. Sono pure allergico. È un po' che non ci tornavamo qui, vero? Nella sala riunioni del metaforico condominio che è questo canale. Beh, benvenuti alla riunione di condominio di fine febbraio 2020. Non fateci l'abitudine, ma ho pensato che sarebbe stato un modo interessante per presentarvi questo video. Dunque, cercherò di essere breve se riesco, ma la cosa che vi devo pregare in assoluto più di tutti in questo video, vi devo supplicare, se riuscite, se seguite questo canale assiduamente o anche solo occasionalmente, vi pregherei se riuscite di ascoltare tutto questo video. Davvero. Magari in alcune parti vi verrà voglia di chiudere, ma davvero ascoltate tutto questo video perché è importante. Cercherò di farcela in 20 minuti, ma se esce lungo 40 mi spiace. Allora. Questo video serve a presentarvi veramente il mio Patreon e i miei piani da qui in poi per tutto il resto dell'anno e potenzialmente anche oltre. Se volete, prendetelo un po' come il vero video anniversario di quest'anno. Lo so, ci ho messo un po' tanto, ma è davvero. Mi sono messo le idee in chiaro, ma ci ho messo un po' di tempo a farlo. Tutto qua. Quindi, sì, generalmente è dedicato al Patreon e agli obiettivi futuri. Ho fatto un lancio del Patreon inizialmente, e questa non è una risposta allo scarso successo del Patreon, perché boh. Onestamente, più o meno me l'aspettavo. Che non avrebbe avuto tantissimo successo. E non è un modo di non so. Non farò video così ogni tot per rompervi le scatole. Ehi, ho un Patreon, please. È davvero un lancio. Questo è il vero e proprio lancio. Perché il primo lancio è stato non ideale per motivi che vi spiegherò andando avanti. Proseguiamo. Perché adesso hai deciso di lanciare un Patreon? Perché adesso i tuoi contenuti sono stati sempre circa gratuiti, Lethal. Dico circa perché veramente non so quante pubblicità vi saltano fuori sui miei video. E una piccola parentesi, ho anche considerato la possibilità di levare la mia partnership. Se il Patreon ha più successo, però non lo so. Quindi diciamo quasi gratuitamente, perché appunto non so quanto influivano i possibili spot che potevano capitarvi a inizio, in mezzo o a fine video. Io i visti li ho sempre messi nella gestione video, ma non so se effettivamente funzionano. Chiaramente alcuni di voi useranno Adblock e non mi fa piacere, ma è comprensibile. Anch'io lo faccio su certi siti in particolare. Ma perché adesso? Perché ho deciso di farlo quest'anno, e non prima, e non magari, non so, l'anniversario, e non in un momento diverso? Il primo motivo. La prima paura che avevo, diciamo, era la paura di cambiare relazione, cambiare il tipo di relazione che ho con voi. Immaginate un figlio, un intraprendente 25enne che apre una pasticceria e suo padre, meccanico da 40 anni, viene licenziato in tronco, e decide di lavorare alla pasticceria del figlio, no? Il figlio diventa quindi il capo del padre in questo contesto, e la loro dinamica padre e figlio, anche se vorrebbero che non cambiasse, è destinata a cambiare in qualche modo, no? Perché da un lato c'è la gerarchia padre e figlio, dall'altro c'è la gerarchia datore di lavoro e dipendente, no? E avevo paura per l'appunto che avrebbe cambiato la relazione con alcuni di voi, che ci sarebbe creata una disparità di classe, per così dire, nel senso, o se i Patreon sono superiori, vuoi bene solo a loro, Lethal, e non a noi, roba del genere. Non ho visto particolari
sviluppi del genere questi due mesi, anche se non è stato un lancio veramente eccezionale. E sì, boh, anche le battute sul vero figo di Polly G non mi sono mai sembrate con cattiveria, è tutto solo per scherzare. Ma appunto, è innegabile che qualcosina cambierà, e qualcosina magari è già cambiato, però non tanto radicalmente quanto temevo, ecco. E per questo ero così restio a farlo prima. E diciamo, l'altro motivo, non so se veramente è un motivo, ma l'altra cosa che mi ha spinto a farlo è Year of Pokémon, perché appunto tramite i beat che mi dà ogni tanto la gente, mi ha mostrato che la gente un pochino è disposta a darmi qualcosina in ogni tanto. E onestamente, non so, io non credo che bisognerebbe sentirsi in colpa nel voler guadagnare qualcosa da una passione che si ha, soprattutto dopo così tanto tempo appunto che lo faccio. Però se non la vedete sul mio stesso piano, su questo posso capirlo. E appunto un'altra cosa che mi ha insegnato gli Year of Pokémon è il fatto che chiedere aiuto va bene ogni tanto. E non chiedere aiuto nel senso dei beat, perché quello non è una richiesta di aiuto, quello è più un bonus che qualcuno vuole darmi, per modo di dire. La richiesta d'aiuto l'ho fatta per le fan art, no? Per la collaborazione, che ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno collaborato con me finora nel Year of Pokémon e quelli che collaboreranno in futuro. Ma appunto, sembra una cosa molto basilare, ma io sono non so se siete un insegnante o se siete uno studente, magari conoscete qualcuno così nella vostra classe, sono il tipo che non amava fare domande, sono appunto che trova che fare domande è un po' un disonore, è un'ammissione della propria ignoranza. Fortunatamente sono una persona che non ha avuto mai grossi problemi a scuola, ma un me stesso in un altro contesto, magari uno meno lungimirante, meno attento, meno abile, ci avrebbe rimesso parecchio. Non facendo domande al professore o non chiedendo aiuto perché vuole fare tutto da solo, perché c'è questo appunto orgoglio che lo trattiene. E quindi appunto le due cose che mi trattenevano da lanciare un Patreon erano queste. E poi ho fatto un'altra cosa che non faccio mai, ed è il guardarmi in giro. Mi sono guardato in giro ad altre persone con Patreon. E naturalmente ci sono quelli di alto livello, quelli che lo meritano senza ombra di dubbio, se lo sono guadagnati, e che spero che passino una vita felice, perché davvero ci mettono tanto impegno. Un esempio che ho è The Completionist, per esempio, se lo seguite. Mi è sempre sembrata una persona piuttosto onesta, posso solo sperare di apparire così a voi, almeno a livello di onestà. Poi a livello di prestigio e qualità non credo mai che ci arriverò, però chi lo sa. E appunto sono arrivato a questa conclusione che forse non c'è niente di male. Ho visto anche il fatto è questo: ho visto gente con 200 iscritti che lancia un Patreon e che ha relativamente successo. E per questo mi sono detto, magari non è così un male, magari non devo sentirmi così in colpa. E per chi di voi non lo sa, magari alcuni di voi se lo ricorderanno, perché ma non è neanche la prima volta che provo a chiedere supporto monetario, perché c'è stato qualcosa che ho fatto molto molto in sordina diversi anni fa, magari qualcuno si ricorderà. È una cosa che non ho mai annunciato, ma per un certo periodo di tempo nella pagina delle informazioni del mio canale, dove posso mettere link ai social, a Twitch, roba del genere, avevo messo un link a PayPal per chi voleva farmi donazioni. E se non sbaglio non mi ha mai dato niente nessuno, anche perché appunto non ho mai annunciato questa cosa. E niente, dopo un po' lo tolsi, sempre in sordina. Quindi, beh, quello era un tentativo più timido di questo, di possibilmente ottenere qualcosa da questo mio hobby. Tutto qua, volevo solo dire che non era la prima volta e che ci sono dei precedenti, anche se non così sfacciati, diciamo. Cos'è Patreon? Patreon è un sito che offre la possibilità ai creatori di contenuti di qualsiasi tipo di ricevere supporto monetario dai propri fan. Tutto qua. La persona crea contenuti, i fan
danno supporto monetario, c'è chi stabilisce un quantitativo di quanto ha bisogno per un dato obiettivo, per esempio c'è chi dice, mette 500 come obiettivo, quell'obiettivo viene raggiunto e che ne so, fa un video, inizia una serie, roba del genere. Mentre il mio tipo di obiettivo, e tra l'altro cominciamo a parlare dei soldi, quindi tenetevi forte adesso, il mio tipo di obiettivo è quello basato sul pagamento mensile, ossia il mantenimento di una soglia per far sì che l'obiettivo venga continuamente finanziato. E se non vi è ben chiaro, è più facile di quel che sembra, solo mi date soldi, io faccio roba, e ne potete trarre vantaggi se appunto mi date soldi. Però, detto molto schiettamente, parliamo adesso dei modi in cui potete supportarmi. Mi sto facendo schifo da solo al momento perché appunto io odio parlare di soldi, non sono un businessman, non mi pare il caso di assumere un consulente di business per qualcosa del genere, per quanto piccolo sono, però volevo comunque appunto cercare di avere la coscienza in pace, avere la coscienza pulita per quanto riguarda Patreon. Il primo lancio è stato un lancio timido è stato un lancio tsundere, ok? Un lancio che non volevo davvero fare, un lancio con cui volevo autopunirmi, e adesso voglio fare un lancio vero e proprio. Indipendentemente da quanto successo avrà, voglio appunto che sia un buon lancio dalla mia parte. Poi se non c'è la risposta che spero da parte vostra, non fa niente, voglio mettere fuori qualcosa di come si deve. Tra l'altro, tutti i cambiamenti che sto per annunciare rispetto a quello che vedete normalmente sulla mia pagina Patreon andranno live soltanto dopo che questo video verrà pubblicato. Quindi se andate adesso a controllare mentre il video è in corso, ci saranno ancora i vecchi traguardi e roba così. Ma se volete vederli prima che scompaiano, però... Ma appunto domani o dopodomani dovrebbe cambiare tutto quanto. Per chi già mi supporta, naturalmente non siete obbligati a pagare il primo del mese. Nel caso in cui vogliate essere sicuri, semplicemente prima di rinnovare eventualmente la vostra offerta, e semplicemente aspettate che venga tutto aggiornato. Farò un post a riguardo lì. Comunque, modi in cui potete supportarmi. Il primo è il più facile di tutti, quello che già fate è semplicemente guardare i miei video. Commentare anche non fa male, perché un conto sono le visualizzazioni, ma se commentate mi mostrate che c'è davvero l'interesse, perché siete disposti a fare il passo in più. Ma parlando in soldoni di nuovo, ora vi elencherò i vari tier di Patreon e come li ho cambiati. Non li ho stravolti, ma in generale l'approccio di oggi che voglio avere al canale e a Patreon in generale è less is more, no? Meno è più. E non voglio confondere i matematici fra di voi, è solo meno per meno che fa più. No, meno è più, nel senso che voglio concentrarmi su poche cose, ma finirle e farle bene. E quindi in generale, anche per Patreon, gli obiettivi sono stati ridotti. Il numero di obiettivi è stato ridotto e il numero di tier è stato ridotto anche se non stravolto. Non so se vi aspettavate uno stravolgimento totale, ma questo è quello che vi presento. Il primo tier, diciamo, è per chi mi dà $1 al mese. I prezzi li metto in dollari perché li mette così Patreon. Comunque, per $1 al mese siete nel tier di minimo indispensabile. Allora, non è un nome passivo-aggressivo, è un riferimento al Super Mario 3D Year, per chi l'ha visto. Il minimo indispensabile è un supereroe che appunto fa davvero il minimo indispensabile. Ma appunto, il supporto di $1 è chiaramente sempre apprezzato, e quello che vi porta e l'accesso ai post su Patreon, che sono i post scritti, i post audio only, o se metto immagini, roba così, diciamo ai semplici post. E inoltre ottenete un ringraziamento o uno shout out nel video
a fine anno. Questa è una cosa che circa non ho mai fatto prima. Se vi ricordate, ai primi tempi del canale, quello che facevo era leggere i nomi di tutti gli iscritti quando ne avevo molti meno. Adesso sarebbe abbastanza impossibile, ma sarebbe qualcosa del genere. Realizzo che il video potrebbe uscire molto corto, penso che quando ci si arriva ci si può organizzare e magari appunto si può fare qualcosa di speciale, tipo un commento. Posso prendere un commento da ognuno che mi dà almeno un dollaro. Appunto, per quel che riguarda il video shout out, vi basta darmi un dollaro una volta, un dollaro un mese per tutto l'anno, e automaticamente entrerete in questo video, anche se non ripetete la cosa. E tra l'altro dovrei specificare che questi tier, queste categorie sono fisse, ma potete comunque fare donazioni libere, quindi se uno vuole dare 3 invece di 1 può farlo, ma ottiene chiaramente solo i bonus dell'1. Proseguendo, per $10 al mese abbiamo i fan. Il titolo di fan appunto vi garantisce accesso anticipato ai video di YouTube, non a tutti i video, diciamo accesso anticipato a quasi tutti i video di YouTube. Per certi video non ha molto senso, per esempio il video del Pokédex dell'altro giorno non avrebbe avuto moltissimo senso metterlo in anticipo per i Patreon, certi Sakurai, roba del genere, generalmente per la maggior parte dei video di YouTube avrete accesso anticipato 3 giorni prima dei non Patreon. Avrete il nome nei crediti di quasi tutti i video e degli streaming anche, e sono quelli che vedevate scritti alla fine di certi video che ho fatto negli scorsi 2 mesi, e tutti i benefici dei tier precedenti. Questo vale per tutti i tier da adesso in poi. Se pagate 12 ottenete i bonus da 10, i bonus da 1, tutto quanto insomma. Dopo questo tier abbiamo i super fan per $25 al mese, tutti i benefici dei tier precedenti appunto. Questo vi permetterà di avere accesso immediato a quasi tutti i contenuti, questo significa una settimana prima dei non Patreon, che è appunto parecchio, ma è così che funziona. Generalmente YouTube consiglia, generalmente Patreon consigliava questo tipo di obiettivi, quindi è quello che ho fatto. Inoltre accesso anticipato alla podcast 3 giorni prima dei non Patreon. E in ultimo abbiamo i veri fighi per $100 al mese o più. Queste sono le persone davvero speciali, è un tier super super extra che non è necessario, ma chi vuole è liberissimo di farlo. E chi dona così tanto, così generosamente, vedrà il suo nome nei crediti ogni volta e lo vedrà letto ad alta voce e in modo personalizzabile, con diritto di veto mio, cioè non potete farmi dire sono una bella principessa, mi piace leccare i serpenti, ma tutto quello che è meno umiliante di quello... potete farmelo dire generalmente, appunto potete customizzare come volete la cosa, avrete il ringraziamento vocale di veri figli alla fine di quasi tutti i video e quasi tutti gli streaming, tutti i benefici dei tier precedenti e in futuro potrà contribuire alla podcast. Questo non vuol dire necessariamente come ospite, perché non sono, mi fido ad avere ospite persone che veramente non conosco, però vedremo bene in futuro come definire questo, ma vorrà dire potranno suggerire argomenti di cui parlare, potranno mandare domande per la podcast, roba del genere. E questi sono i tier, così come li ho presentati, vedete che alcuni sono stati assimilati, ma questi sono i vantaggi che vi offre essere mio patron. Non so se questo tipo di vantaggi ha valore per voi, appunto votate con i vostri soldi essenzialmente. Che cos'è la podcast? Ne ho parlato per gli ultimi 2 tier, che cos'è la podcast? La podcast è... l'unico obiettivo che rimane di quelli che ho messo più o meno seriamente nel primo lancio del Patreon. Questo è l'unico obiettivo che rimane perché è l'unico che voglio davvero, a cui voglio davvero davvero arrivare. La podcast sarà intitolata Pensieri Riuniti.
ho deciso il titolo Pensieri Riuniti, che è un riferimento appunto a pensieri sparsi. Se avete presente i pensieri sparsi, sono dei video che facevo ogni tanto parlando di argomenti vari, in modo abbastanza disorganizzato, flusso di coscienza. Quello che intendo fare con la podcast Pensieri Riuniti è uno show, diciamo, settimanale, o a volte magari bimensile, a dipendenza della quantità di notizie, dove io, primariamente io da solo, appunto sarebbe un one man show, dove io espongo le mie opinioni sulle notizie, sui giochi in uscita, sui giochi che usciranno, primariamente sui videogiochi, magari ogni tanto sfocerò in qualcos'altro, ma appunto primariamente nella mia passione principale, che sono i videogiochi, perché non so se è apparente per voi, ma appunto mi piacciono i videogiochi, sono molto molto interessato al mondo videoludico e alle notizie che lo circondano, e diciamo è una passione che è cresciuta sempre di più con gli anni. Chiaro, mi sono sempre piaciuti i giochi, ma adesso mi piace anche molto parlare di giochi, non soltanto giocarci. E questo non riguarderebbe nemmeno soltanto giochi Nintendo. So che la maggior parte di voi sono fan Nintendo, magari Nintendo Only, ma appunto c'è così tanto di più nel mondo videoludico, ed è un mondo così costantemente interessante e sorprendente, purtroppo non sempre in modo positivo, ma davvero parlarne sarebbe davvero interessante per me, è qualcosa che voglio davvero fare. Mi pare che ne ho parlato anche nel video anniversario dell'anno scorso. Se posso rinunciare al mio orgoglio, apprezzerei davvero davvero tanto se riusciste a farmi raggiungere questo obiettivo. L'obiettivo è di 2000 dollari al mese, generale, da tutti quanti. E l'ho alzato da 1000 come era prima, per motivi che vi esporrò a breve. E non so se posso appunto rinunciare al mio orgoglio per un attimo. Mi piacerebbe davvero se ci potessi arrivare. Tutto qua. Mamma mia, ok. Comunque, descrivervela, sì, parlerei di videogiochi, ci sarebbero probabilmente, accetterei domande. È possibile che ci saranno ospiti occasionali. Chiaramente non so come si evolverebbe questa cosa. Non so come si evolverebbe questa cosa, ma primariamente sarebbero miei amici, gente della community, gli ospiti. Non ci sarebbero sempre, dipende un po' dai loro impegni e roba del genere. E appunto, se diventa una proposta più attraente l'opzione di avere sempre un ospite, magari potrebbe anche diventare tale, ma al momento non posso promettervi qualcosa del genere, quindi primariamente sarei io che espongo le mie opinioni in modo organizzato. Si chiama Pensieri Riuniti per un motivo, appunto sarebbe organizzato, farei ricerca, otterrei fonti, informazioni corrette, riferimenti agli articoli, date precise, nulla di... praticamente l'opposto di pensieri sparsi, sarebbe qualcosa di professionale. E voglio promettervi che almeno da quel punto di vista sarebbe professionale. E non è esclusiva a Patreon, sarebbe anche su YouTube. Primariamente sarebbe soltanto audio, quindi non ci sarà molto editing video da quel punto di vista, ma appunto è qualcosa che voglio davvero fare e spero di essere riuscito a comunicarvelo. La cosa difficile appunto sarebbe arrivare a quel 2000 e mantenerlo ogni mese. Devo descrivervi la situazione: se arriviamo a 2000 un mese, questo vuol dire che per tutto il mese ci sarà la podcast, mentre se scendiamo a 2000 il mese successivo, vuol dire che non ci sarà più la podcast. È quella la parte difficile, insomma, anche se ci arriviamo dopo deve rimanere. Non è semplicemente un obiettivo da raggiungere e basta. È quella la parte più difficile. Chiaramente non sono completamente ignaro. Realizzo che come persone come me, appassionate di videogiochi che vogliono parlarne, ne esistono anche solo se mi limito alla zona Italia e dintorni. Gente come me con 20.000 iscritti che ama i videogiochi, è davvero una passione. Ce ne saranno 50.000, se non di più. Lo so, sono uno dei tanti, lo so che le mie opinioni,
Non sono speciali, ecco, so di non essere speciale, per quanto io ami l'idea di essere un fiocco di neve, so che non lo sono. In fondo, mi fa male ammetterlo, ma è così. E niente, questo è il modo migliore in cui posso esprimermelo. Per cosa userei i soldi? Mi servono davvero? La risposta è sì e no. Allora, non mi servono nel senso che non muoio di fame. Non muoio di fame, l'affitto riesco a pagarlo ogni mese, vivo una vita normale, tranquilla, e quindi di per sé non mi servono assolutamente. Perché appunto se potessi chiedervi veramente un tipo di supporto, e lo farò a fine video, non vi chiederei soldi, ma vi chiederei tempo. Perché è quello che serve. È quello che serve a me e a qualsiasi altro adulto, anche fra di voi. Lo sapete che il tempo è la risorsa più scarsa di tutte. Il tempo. Se ognuno di voi potesse darmi un minuto del proprio tempo, in parte lo fate già guardando i video, quindi non posso neanche pretendere troppo. Ma il fatto è questo: una volta, quando ancora non avevo un lavoro, quando ero un povero studente, basta, quando avevo iniziato il canale YouTube, l'obiettivo di fare la partnership e roba del genere era generare un hobby che si supporta da solo. E più o meno c'ero riuscito all'inizio. Chiaramente non dovete immaginarvi che io abbia mai ottenuto soldi estremi con la partnership. Si parla sempre di un paio di centinaia al mese e basta, nulla di più. Quanto basta, sai, per comprarsi qualche videogioco? Ed ero contentissimo. Così poi, chiaramente, con tutte le copyright e roba del genere, Nintendo che Content Strike, bla bla bla, e il fatto che faccio meno video perché ho meno tempo, quel tipo di supporto non esiste più. È anche vero che ora è una paga, quindi di per sé non mi serve più, però il tempo come risorsa rimane, il tempo come mancanza rimane, e cresce sempre di più, cresce sempre, sempre, sempre di più. C'è chi dice che diventare adulti vuol dire diventare maturi e rinunciare a cose. Effettivamente rinunciare al canale è stata una delle possibilità, però non pensate che se non mi supportate rinuncerò al canale, quel pericolo non c'è, non rinuncerò mai completamente al canale, credo. Ma appunto non dipende da quanto supporto mi date su Patreon questo. Il motivo appunto per cui serve un traguardo così, che può sembrare alto, per la podcast, è perché appunto al momento non ho tempo di farlo. Perché è appunto al momento non ho idea della quantità di tempo che richiederebbe. Per questo forse nelle prossime settimane magari ne farò una test. Farò il test di una di queste podcast. Tanto per vedere come esce. E per darvi un'idea. Per dare un'idea a voi, per magari spronarvi a supportarmi. Purtroppo non ho avuto tempo in questo periodo. Però magari cercherò di farlo. Il fatto è questo: io al momento non lavoro al 100%. Però per appunto avere più soldi, per poter supportare la mia famiglia in futuro, per risparmiare, perché i risparmi non fanno mai male, metti che va male qualcosa, metti che si rompe qualcosa. Il fatto è questo, stavo pensando appunto di passare al 100% verso la fine di quest'anno. Questo vorrebbe dire ancora meno tempo per il canale, roba così. In sostanza, quel 2000 è quanto io valorizzo il mio tempo libero al momento. Lo so che può sembrarvi tanto, ma appunto ho fatto un paio di calcoli, anche se non sono bravo a mate, è il valore che do al mio tempo libero. E non è quanto era quando ero un ragazzuolo e basta. Al momento questo è quello che posso dirvi. Se non vi sembra una motivazione, se vi sembra una motivazione campata per aria, mi spiace, ma è quello che penso io. Questo è la mia motivazione. Questo vuol dire che se magari arrivo a questo traguardo e viene mantenuto costantemente, posso continuare a mantenere
questo, diciamo, questa percentuale di lavoro che faccio adesso, e mantenere anche la percentuale di tempo che dedico, tempo libero che dedico al canale, che onestamente mi piacerebbe, perché in tutta onestà il mio lavoro mi piace, mi sono trasferito per fare questo lavoro, ho studiato per fare questo lavoro, che non vi dico comunque qual è, perché è spoiler, però come molti di voi sapete che gli hobby sono più piacevoli del lavoro molto spesso. E vi lancio un piccolo aneddoto. Visto che questo è anche un po' il video anniversario, vi lancio un aneddoto. Non so se ne ho mai parlato, forse sì, ma praticamente i primi tempi di YouTube, non so, il primo anno di YouTube, avevo iniziato Wind Waker, non so se era Wind Waker, ma il primo anno di YouTube avevo visto una crescita abbastanza rapida, e non c'è mai più stata una crescita del genere, però a quei tempi, ero alla fine del liceo, qualcosa del genere, vedevo questi numeri e mi dicevo, ai tempi YouTube non era ancora come adesso, diciamo, non era ancora veramente considerabile come una carriera, diciamo, però sì, ammetto, io nel mio piccolo avevo pensato magari c'è un futuro in cui posso in cui potrei fare questo per vivere, e infatti lanciai una a mia madre e mio padre, mezzo scherzando dissi loro, sta cosa di YouTube non è male, ma se divento famoso, che poi non è successo, ma se divento famoso fra 5 anni, gli ho dato quei 5 anni di tempo, se fra 5 anni divento famoso posso fare lo YouTuber, posso fare video come lavoro, e loro naturalmente mi risposero in modo, non particolarmente entusiasta. Poi a quel successo non ci sono mai arrivato, probabilmente mai ci arriverò, naturalmente ha avuto i suoi lati positivi, appunto un diploma, ho un lavoro, ho un curriculum, quindi se perdo il lavoro attuale ho comunque qualcosa su cui ricadere, ho dei risparmi, quindi le tasse non mi uccidono perché non sono l'impiegato di me stesso, quindi di per sé ha avuto i suoi vantaggi non avere successo su YouTube, anche perché... Ai tempi devo ammettere che anche se l'idea mi stuzzicava, c'erano certi, non i primi tempi ma proprio andando avanti negli anni, poi il mio scetticismo è cresciuto sempre di più lungo gli anni, ma andando avanti negli anni c'erano certe persone che vedevo fare vivere di YouTube che non mi stavano molto simpatiche, e mi dicevo, beh, forse non è così un bene se certe persone possono... certe persone e le loro opinioni discutibili hanno successo su questa piattaforma, però lo so, tutto questo per arrivare al fatto che in questa opzione, in questa possibilità, se arriviamo a quel 2000 lì, sarebbe uno strano modo di rivivere quel sogno, nel senso che appunto riserverebbe questa quantità di tempo libero per il canale, per voi, per il mio hobby che appunto mi piace davvero tanto. E appunto ne ho già discusso con la mia compagna, non è una decisione che sto facendo fuori dal nulla. Questo è quanto. I soldi appunto li userei, non ho ancora spiegato come userei i soldi, ma sarebbero come appunto ho sempre usato i soldi di YouTube, di Twitch e roba del genere, ossia per supportare il mio hobby, per supportare il canale, per tutti i soldi vanno ancora dentro il... lobby, perché è una cosa in più che devo fare, no? Quindi è una cosa in più che succhia budget potenzialmente, in generale andrebbe in acquisti non necessari, e non nel senso che non servono completamente, ma che non servono al benessere mio come essere umano, come membro della società. Questo vuol dire, esempio,
al momento sto, anche adesso, sto registrando questo audio con il mio computer portatile. È un Asus di 3-4 anni fa. È potente, l'ho pagato bene quando uscì, e funziona ancora abbastanza bene. È un po' la ventola che fa rumore ogni tanto, ma non si surriscalda, non rallenta. È un gran portatile, lo uso, è l'unico computer che ho al momento. Lo uso a casa, lo uso sul lavoro, lo uso praticamente ovunque. E questa bestia di un computer comunque non mi delude praticamente mai. E un acquisto non necessario sarebbe un nuovo portatile, per esempio. Al momento non ne ho bisogno, non mi serve, questo funziona benissimo. Chiaramente non mi permette, esempio, non è così potente da permettermi di streamare a 1080-60fps, per esempio. Posso solo fare 720-30 ultimamente. Però fa il suo sporco lavoro, lo fa bene, e appunto non mi serve al momento, proprio come necessità primaria, non mi serve un altro portatile, un altro computer. Però un possibile sostegno da parte vostra mi permetterebbe magari di comprare un altro portatile, per averne uno dedicato all'editing, per lasciare questo magari solo per il lavoro. O magari farmi un fisso, che sono anni che non sono anni che vado a portatili io. Ma magari farmi finalmente un fisso, così potrei giocare da PC ogni tanto e registrare più che altro da giochi per PC, chi lo sa. Potrei appunto comprare giochi che normalmente non comprerei. Potrebbe finanziare il Secolo di Smash, che è una... Vi metto il link ai piani per il Secolo di Smash, ma è una cosa che viene anche dopo Year of Pokémon. Ma appunto, se volessi fare il Secolo di Smash, probabilmente mi servirebbe comprare diversi giochi. Non è qualcosa, non è un investimento che posso fare così alla cieca con soldi soltanto miei. Questa è la mia motivazione, questo è quello che volevo dirvi per Patreon. Spero di essere stato esauriente, probabilmente è un'ora che parlo, vero? 45 minuti, ok, anche con i tagli. Mi spiace davvero tanto, grazie se state davvero... Non ringrazio così tanto perché appunto c'ho uno strano orgoglio mio normalmente, ma appunto grazie davvero tanto se state ancora ascoltando. E ora passiamo ai piani, e non è finita qui, non andatevene per favore, perché appunto i piani sono la parte più importante per alcuni di voi, immagino. I piani per quest'anno e per il futuro sono appunto less is more, fare meno roba, ma farla, non fare mille cose contemporaneamente, ma appunto fare meno roba, mettere i miei impegni in fila indiana, li faccio uno dopo l'altro, nella speranza di completarli in un tempo più o meno breve. Questo vuol dire, partendo, quello che sto facendo adesso sono gli highlight di Scudo. Questo voglio finirlo. Voglio finire gli highlight di Scudo. Non so quanto tempo ci metterò, potrebbe richiedere altri 2 mesi, altri 6, non lo so. Però voglio finire gli highlight di Scudo. Su questo non c'è dubbio, li sto tagliando io i clip, sto editando assieme io i clip e tutto il resto. È quello che sto facendo al momento. Ormai tutto quello che faccio di extra, tipo questo video, tipo il video del Pokédex, mi ruba tempo libero, però appunto voglio farlo. In seguito, subito dopo che avrò finito quelli, voglio finire gli highlight di Breath of the Wild. Quelli li ho lasciati in sospeso e non li ho mai conclusi perché appunto mi sono messo a fare streaming e roba del genere, però vorrei almeno finire quelli. Non so in quanto tempo riuscirò a finirli. Naturalmente c'è sempre il gentilissimo Kirby Ale che mi ha già detto che si metterà al lavoro a tagliarmi i clip per gli streaming rimasti di Breath of the Wild, che non ho ancora editato e per cui non ho ancora fatto gli highlight. Però appunto voglio finire quello che ho iniziato, e non so se appunto saranno all'altezza dei primi, perché magari è cambiato il mio stile in questo tempo. Però appunto quello voglio finirlo, non importa se esce il sequel primo o no, però appunto voglio finirli. Subito dopo quello, cosa voglio fare? Voglio finire le versioni in breve di tutti i giochi degli Year of Pokémon che ho già completato. Questo vuol dire Pokémon Giallo, Pokémon Snap, Oro, Argento e Cristallo.
Le versioni in breve esistono già, quella di rosso e blu, potete andare a cercarle se volete. Sono un riassunto per chi non ha tempo di essere a tutti gli streaming. Riassumono la storia, riassumono i momenti salienti, riassumono i Pokémon, le loro evoluzioni, le loro storie in tendenzialmente un'ora di tempo. E questo voglio farlo per ultimo, dopo aver fatto gli highlight di Scudo e di Breath of the Wild. Perché motivo? Semplicemente perché subito dopo aver finito questi in breve voglio ripartire con gli Hero of Pokémon. E quindi mi pare un modo ideale per permettere a chi è rimasto indietro di recuperare. Essenzialmente avere queste versioni in breve, così subito dopo che ho fatto Cristallo in breve posso partire con Pokémon Rubino in streaming, con gli Hero of Pokémon, ripartire e le persone che hanno guardato le versioni in breve hanno un'idea di dove siamo senza dover recuperare ore e ore e ore di streaming. Quindi boh, mi sembra una decisione come si deve. Ora, la parte difficile, la parte tosta, a parte riuscirci entro la fine dell'anno, la parte complessa, la parte triste, è che dopo di ciò, dopo aver ripreso con gli Hero of Pokémon, non intendo più fare highlight, almeno per il momento. Le versioni in breve continueranno, quelle non li conto veramente come highlight, ma appunto le versioni in breve degli Hero of Pokémon, quelle continueranno, perché voglio che qualcosa che resti. Perché anche quando magari forse speriamo un giorno sarà finito, voglio che comunque resti qualcosa di facilmente accessibile. O beh, comunque durano un'ora per video, ma è comunque più facilmente accessibile di riguardarsi tutto quanto. Ma per quanto riguarda gli altri highlight, tipo volevo fare l'highlight, volevo fare quelli del Super Mario 3D, volevo fare quelli di Ultimate, la prima volta che ci ho giocato, degli Hero Smash, della mia playthrough di Luigi's Mansion, insomma, volevo farne tanti, ma il fatto è che la dicotomia streaming highlight funziona solo con un certo ritmo. E al momento, facendo tutto da solo, mi trovo in una situazione in cui se dopo ogni streaming, ogni serie di streaming che faccio, devo mettermi a fare gli highlight, semplicemente non c'è, per me, dal mio punto di vista, non c'è alcun progresso. Non riesco più a fare niente, non riesco più a concludere niente. Mi sento un po' come quando facevo le let's play e mi restavano tipo gli extra di 3 giochi indietro da fare. E quello è il problema. Da solo appunto non riesco, col tempo che ho è davvero davvero troppo. Mi piace editare gli highlight, è divertente. È bello vedere che a voi piacciono, ma comunque anche se la gente li guarda, a livello di commenti non è che c'è chissà che risposta leggendaria, a parte haha è divertente, e appunto non li voglio abbandonare perché non sono redditizio, perché non mi divertono, è soltanto perché io voglio fare cose, quando voglio fare qualcosa lo faccio. Il video del Pokédex non rappresenta quello, ma voglio appunto, voglio affrontare altri progetti, e purtroppo ho ambizioni che superano la portata, la grandezza del mio canale, ma che ci posso fare? Voglio farlo. Quindi, beh, vuol dire questo, vuol dire che per il momento vorrà dire addio agli highlights, essenzialmente, dopo che avrò finito Breath of the Wild, perché non ce la faccio, semplicemente non ce la faccio, non esiste abbastanza tempo, ed è quello il punto. Se voglio finire gli Hero Pokémon, se voglio iniziare altri progetti, se non voglio un anno intero solo di highlight... e probabilmente questo rischia di esserlo per metà, rischia che finisco a giugno o ancora più tardi gli highlight di Breath of the Wild, che ne so. Il ritmo di una settimana sarebbe ideale, ma chi lo sa. E niente, è questo.
il mio tempo libero è il mio, devo dargli un valore e devo usarlo come preferisco. Mi spiace se sembra egoista come conclusione, ma appunto la vita è mia, la giovinezza non dura per sempre e voglio sfruttarla raggiungendo gli obiettivi che mi sono prefissato. Che vuol dire finire gli Year of Pokémon e iniziare il secolo di Smash essenzialmente. Ma non preoccupatevi troppo di quello, perché è ancora lontano. Se questo vi rattrista, vi posso dare un ultimo. E non è che sto tenendo gli highlight in ostaggio, è semplicemente che non ho tempo. Se questo vi rattrista, se questo vi fa dire Lethal, ma poi cosa ci sarebbe su YouTube, no? Se non mettessi gli highlight, ci sarebbe comunque roba. Continuerei a fare i Sakurai, penso, per ancora un po', finché Smash esiste. Farei comunque qualcosa, credo. Magari video che richiedono poco editing. Quello, il motivo per cui mi piacciono i Sakurai è che posso esprimere la mia opinione senza dover editare troppo, quindi non mi ruba troppo tempo. Ma comunque qualcosa ci sarebbe sempre. Non abbandonerei completamente YouTube. Però l'ideale appunto sarebbe avere qualcuno, perché ho già, appunto, Kirby Ale, gran persona, grandissima persona, è uno studente, nonostante tutto mi ha già tagliuzzato gli Year of Pokémon rimanente praticamente, devo solo, tra virgolette, solo editarli assieme, fare tagli editare, ma almeno non devo andare a cercarmi i clip per conto mio, mi ha risparmiato già un sacco di tempo. Ma appunto il grosso del tempo alla fine rimane l'editing, e sarebbe bello se qualcuno potesse editarli al posto mio. Il problema in tutto ciò è che non so se io edito in un certo modo. Ad alcuni di voi piace, a diversi di voi piace, se no non restereste. Mi servirebbe qualcuno che editasse in un modo simile al mio o appunto di equivalente valore. Quindi essenzialmente questo è l'ultimo salvagente che posso buttare gli highlight al momento, dalla mia prospettiva, da come io vedo la situazione. Vi lancio di nuovo il mio indirizzo email, che ho già proposto in diverse occasioni, ma a questo indirizzo email vi sprono davvero tanto, se desiderate, se lo volete, se pensate di essere in grado, se avete il tempo, se avete l'ambizione, se mi volete aiutare, mi farebbero comodo degli editor. In futuro, se il Patreon ha successo, potrei pure pagarvi per editare i video, per editare gli highlight. Però appunto mi serve un certo livello di abilità, di comprensione di cosa vogliono i miei fan e roba del genere. Quindi io vi lascio l'indirizzo, non mi aspetto che qualcuno si offra, ma se vi offrite, offritevi sul serio, preparatevi, perché se vi offrite vuol dire che io vi proporrò una cartella di clip o roba del genere, e vi chiederò di editarli, di fare un video highlight essenzialmente, e a dipendenza di come esce e di quanto tempo ci metterete, potremmo considerare qualcosa in futuro, qualcosa di una collaborazione, non lo so. E sì, non so, sono forse per un canale così piccolo come il mio sono troppo, pretendo troppo, però sapete, non voglio neanche lasciarvi nelle mani di una persona che edita i video semplicemente mettendo i clip uno in fila all'altro, ecco. Questo è quanto, ho finito, questa era la riunione di condominio, non aspettatevene altre necessariamente, magari le farò se ci saranno seri aggiornamenti, ma appunto vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, era fin troppo business per i miei gusti questo video, però c'era bisogno di farlo. Se non sono riuscito a convincervi, mi dispiace. Se non potete supportarmi su Patreon, non fa niente. Non sono l'unico che non ha tempo, lo comprendo. Molti di voi molti fan di lunga data che adesso hanno appunto lavoro, sono nell'esercito, roba simile, mi hanno detto di, hey, vorrei seguirti ma non ho più tempo. Vi capisco.
se non raggiungo il traguardo della podcast, non è che cambierà tantissimo. Essenzialmente, però, aspettatevi che prima o poi. Non voglio mettervi un ultimatum perché non ho ancora deciso bene quando, ma probabilmente verso la fine di quest'anno, se non raggiungo quel traguardo, niente, mi metterò a lavorare al 100% al mio lavoro, che vuol dire sì, parecchie ore di tempo libero in meno. Vabbè, vediamo. Questo hobby è già diventato più grande di quanto speravo all'inizio. E vedremo cosa succede. Io la mia l'ho detta. Ho la coscienza pulita, sono fiero di come ho presentato. Non è super organizzato come volevo, ma volevo comunque mantenere un tono familiare con voi. Vabbè. Grazie mille dell'attenzione. Tutti i link sono in descrizione, al Patreon, una roba simile. Grazie mille e statemi bene. Grazie di aver guardato il video.